Noi abbiamo avuto purtroppo anche casi molto brutti uh, di tentato suicidio oppure di suicidio eh, diciamo effettuato di genitori dopo la diagnosi la Quello diciamo ancora, non siamo morti, però diciamo... Allora, innanzitutto c'è un problema culturale. E il problema culturale è che noi viviamo in un'epoca in cui di fatti noi abbiamo vergogna di avere un figlio disabile. Noi abbiamo famiglie che cambiano province, cambiano residenza per avere un'ora di terapia in più o di un'ora di assistenza specialistica scolastica in più. Abbiamo famiglie, purtroppo, Claudia parlava tentato suicidio, suicidio, abbiamo famiglie che se andate a fare una ricerca su Google danno in adozione i propri figli autistici perché non riescono ad avere un'assistenza, un aiuto nell'arco della vita. Abbiamo famiglie che a volte sono più malate dei disabili stessi arrivati a una certa età, non sanno neanche come fare una domandina online. Vogliamo la consulta, qual è stata la risposta? Non abbiamo, non abbiamo ancora ricevuto risposta. E, e quali sono gli interventi urgenti insieme alla consulta che secondo lei bisognerebbe attuare? Eh, allora, sicuramente eh, la designazione di un percorso per gli autistici adulti, quindi segnare il, mh, dal punto di vista normativo il percorso degli autistici adulti e le fasi che segnano il passaggio dall'età evolutiva a quella adulta. Al compimento dei 18 anni eh, gli autistici smettono di essere tali e transitano nel Dipartimento di Salute Mentale, e, e questo comporta eh, una grave compromissione del lavoro tecnico terapeutico già svolto e una regressione. La persona con autismo non ha una collocazione nelle griglie burocratiche della regione, quindi questo ne chiediamo, togliere di mezzo tanta burocrazia, essere pratici, tutti quanti dobbiamo tracciare un percorso, la 131 ha fatto molte vittime da quando è stata emessa il 2021, perché proprio stamattina mi ha chiamato una famiglia, il figlio ha fatto... 18 anni, gli hanno sospeso l'ABBA. Vai poi dopo vai a fare il PTR. Ma chi li fa il PTR? Pochi facevano il PTR. Se stanno già saturi, significa che è una forma elegante per sospendere l'intervento al ragazzo. Allora, 234. De Luca, Vincenzo De Luca, le famiglie stanno dicendo che mentre vengono assistite e curate a un certo punto, compiuti i 18 anni, il regalo è ti tolgo le medicine.